Sentivamo un po' la mancanza di qualche Evangelio? Probabilmente no. No. Però è arrivato, io me lo sono trovato. Ma la domanda sorge spontanea, scusate, ma a voi vi piace la figa? Sì, però noi non piacciamo alla figa. Esatto. Siamo noi che non piacciamo a... Era solo per sapere. C'è l'avvocato, comunque... Era solo per sapere. Stavo almeno parlo per me. Dove sta scappando? Vedo che... Scusate, l'eco non possiamo toglierlo. L'eco ci stiamo lavorando. Aspetti. No, si caga addosso. Lei potrebbe fare vestita, perché così sono pericoloso. No, non è venuta... Sei stava tentando di soffocarci. Però vabbè, mi è andata male. Cioè, aveva paura che... Io avevo già la maschera pronta. La maschera era pronta. Lui mollava e poi metteva la maschera velocemente. Perché noi... Perché anche lei ha FFP2 e non sarebbe... Si sarebbero sciolte. Vabbè. Quindi cosa abbiamo qua? Abbiamo detto, l'Evangelio sì, non... L'Eva 02 di Asuka. Soryu Langley, che era il nome, non interessa a nessuno, però ce l'abbiamo. Non sapevamo che cazzo fare, perché non interessiamo a quella che finisce quella roba là, e quindi ci ritroviamo a fare questa roba. Esatto. Qua se nel momento in cui casomai dovesse mai succedere l'impossibile, sì. Ciao, tutta la roba. Può essere. Magari metteremo su quello che abbiamo in archivio e poi ci salutiamo. Ma secondo me neanche quello. Forse neanche quello. No, perché diremmo, faremo brutta figura. Va bene. Detto questo, abbiamo il secondo Dynaction, sì, di questa linea Bandai, di questi modelli un po' abnormi. Sui 40 centimetri. Praticamente sono dei robot spirit pompati. Sì. Pompati, che tutto sommato però... Era più bello l'Eva 01, sì. Questo fa schifo il cazzo. Addirittura. Come si è molto brutto. Ma non tanto per il suo design, il colore sembra più cattoloso. Ma se lei nota questo particolare, anche per i Metal Build avevamo avuto questo stacco. Nel senso che lo 01 comunque era carino ragazzo, mentre invece lo 02, lo 01 era carino ragazzo, lo 02 un po' meno. E anche qui, addirittura aumentando le dimensioni, questa cosa viene amplificata. Poi io ho trovato abbastanza piacevole comunque, in alcuni dettagli, le colorazioni delle giunture. È un nero. Sì, però nero metallico, se lei va a notare. Poi ho trovato abbastanza bella l'idea, cioè, lì della testa, questo faccione, il giallo tutto sommato secondo me gialla, mentre il rosso non rossa. Questo opaco, satinato, plasticoso non dà probabilmente giustizia a questo umanoide. Sì. Perché fondamentalmente chiamarlo robot non è corretto. Questo mezzo nemmeno, è questo umanoide gigantesco. E sì, non è nulla di che, però era lì. L'ha preso su al volo, sì, diciamo. Sì, c'è lo 01. Ma ci sono probabilmente altre uscite? Sa che non lo so. Non so se doveva uscire qualcosa in questa linea Dynaction riguardante
i tokusatsu, cioè tipo, non dico tipo Megaloman, ma tipo forse Ultraman, dove ho capito. Se la memoria non mi gioca brutti scherzi. E, però questo qui penso che sia la seconda uscita per il Dime Action. Ora, qui abbiamo anche lo scatolone. Che è un bel gigione, è lo scatolone. Bel, però guardavo che sì, c'è scritto 02. Però riguarda l'Eva 02, sì, non sì, riguarda sì. La seconda, se è la seconda uscita per quelli che riguardano esatto. I Dynetch. Ma infatti possiamo vedere comunque dalle immagini qua che questo rosso rossa di più, perché sembra più quasi metalloso, no? In realtà questo non essendo metalloso è più bruttino. Eh sì, perché invece nella sua piattezza... sì. Non, però guardi, io adesso lo guardavo anche da questa distanza qui... Tutto sommato. Vabbè, ma lei è sempre ogni scarafone bello ma mamma tutto sommato, sua. Tutto sommato. Poi messo magari in una bella vetrinona, in un contesto di Evangelion, di Metal Bill, di Metal che i Chogokin. Comunque c'è. Quindi poche e lo teniamo. Sì. E volevo farvi vedere un attimino anche il contenuto di ciò che riguarda il resto dello scatolame. Olè. Perché praticamente non è che sia poi così generosa la dotazione. È grosso. Di questo, esatto. Allora, soprattutto le cose che balzano più all'occhio. Sì. Sono, vabbè, allora, degli spallacci alternativi da poter cambiare. Ah. Dove praticamente... Ci si può mettere i cortelloni? Sì, se io riesco a farsi male? Farmi male e soprattutto a romperlo e a farlo girare. Perché c'è dove spegnere. Esatto, e allora qui voi ficcate il Progressive Knife all'interno della propria sede, qui lui grazie alla sua estrema mobilità delle articolazioni lo va a pinzare e a estrarre e infizzo lo straccione e quindi vedete che comunque questo se non altro un po' è particolarizzato come oggetto. Poi abbiamo un altro fucile più grosso o è uguale? No, insomma, è uguale. Cioè, praticamente uno lo può mettere con due mitragliatori e può sparare a più non posso con due mitraglioni. Due fucilazzi. Esatto. Vabbè. E poi vabbè, naturalmente abbiamo un altro coltellazzo perché ne abbiamo due, quindi uno per ogni spalla. Certo. Ora andando a togliere il primo recipiente, abbiamo qui a parte gli alloggiamenti per i display stand che vedete, che vediamo già alloggiati. Abbiamo altre mani con quali poter interagire con il nostro Eva. È chiaro che ogni mano non è prensile ma è a posizione fissa, quindi non ci sono dita articolate, ma più mani per ottenere più configurazioni possibili con le mani che però sono in dotazione. Molto bene. Con le mani tu puoi dire di sì. Con le mani. Ciao. E col culo? Ciao. Va bene. Scusate. Ah, lei mi picchia sempre. Sì, no, ma picchio i nostri telespettatori. Io l'ho dotato anche del umbilical cable, che lo vedete innestato sulla schiena del nostro Eva, che può trovare sede anche in un... anfratto del display stand, dove praticamente i nostri Eva sappiamo che avevano una batteria interna che ti dava un'autonomia di 5 minuti. Questo per quel che riguarda la vecchia serie, io non ho visto i primi due OAV nuovi, però non mi ricordo se la durata della batteria era la medesima della serie animata che era di 5 minuti, se per caso veniva stracciato il cavo di alimentazione. Infatti loro si muovevano in un'area abbastanza ampia, è chiaro che non avevano movimenti infiniti perché il cavo comunque gli dava una limitazione del loro raggio d'azione. Rompeva il cazzo, nel momento in cui si staccava avevano 5 minuti di autonomia per finire la situazione. Se non ci riuscivi,
Su cavi. Cazzi tuoi. Poi dopo vediamo che anche questa cosa viene bypassata dal fatto che l'Eva 01 si magna una bomba N4 e praticamente ha energia infinita. L'abbiamo risolta così, via. Sì, sì, sì. Praticamente si magna una bomba atomica, ma non quella che è andata giù a Hiroshima o Nagasaki. Bella gagliata. Sì, boh, dopo con quel pillolone lì... A posto, si va all'infinito. Perfetto. Ah, il coso dietro, no, Cosa? Sai che usciva il bagaglio dove c'era il pilota? No, l'entry plug, anche perché, ripeto, questi sono rivisitati, prendendo comunque spunto dagli nuovi OAVI. È chiaro che anche i nuovi OAV comunque ce l'avevano, con all'interno, se lei si ricorda, c'era questo, chiamiamolo, un liquido amniotico, comunque, che era l'LCL. Okay. Praticamente ti dava la possibilità di poter diventare ancora più un tutt'uno con l'EVA col quale tu interagivi. Era praticamente questo liquido con il quale tu venivi immerso completamente, ma potevi in ogni caso respirare. Mamma mia, che brutta sensazione. Una roba del genere, la prima volta che ho visto questa cosa qua era nel film di Abyss, dove c'era proprio questo... c'era questa base sottomarina, dove non me lo ricordo, questo, ma forse lei non l'ha neanche mai visto. Abyss l'ho visto. L'ha visto di Abyss. Sì, perché c'erano anche... C'erano poi quegli effetti speciali che ricordavano, erano pre-Terminator. Sì, sì, perché c'era quest'acqua che veniva, però non mi ricordavo, veniva cosa da questi alieni, veniva gestita da questi alieni, e alla fine la bomba cade in un dirupo che è talmente in fondo che ci può andare solo una persona vestita in maniera tipo da andare addirittura sulla Luna. Però, dato che avrebbe avuto problemi con l'ossigeno, gli mettono questo liquido dentro dove lui può così respirare e andare a una profondità incredibile. Si tornava o non si tornava da questo? Questo bisogna vedere il film. Ma io l'ho visto, però non mi ricordavo. Allora, vabbè, il film talmente vecchio, comunque lui alla fine riesce a salvarsi. Ma era dell'86, se ricordo. Un po' di più, forse 89. Perché mi sembra che l'86 sia Aliens scontro finale. Può essere, però mi perdoni. Terminator 2. 92. Allora se è 92, ok, perché io ricordavo che Terminator 2 fosse 90. O forse 90, 91. Perché allora 89 di Aliens. Forse 88. Siamo attorno a quella data, però... Ma può darsi che lei abbia ragione che Aliens scontro finale sia 86. Penso di sì. Perché il primo Alien sono sicuro che è 79. Il primo Alien è 84, scusi, sì, 79. Non sto pensando a Terminator. No. Sì, primo Terminator 84 garantito. Sì, sì. Che tra l'altro, beh, il primo Terminator era di Cameron, mentre il primo di Alien era di Ridley Scott. Sì, sì. Però, no, su quello che fosse il primo film di... Uno dei primi di Cameron, prima ancora di Terminator, era Piranha. Era Piranha Paura, produzione italiana. Che lui aveva tentato di far fallire anche, quindi vabbè. Però dopo poi ha avuto un altro tipo di carriera. Sì, sì. No, ma lui voleva far fallire quasi la produzione. Nel senso che lui voleva più soldi per quel film lì. Strano. Non glieli hanno dati. Già, quando ancora era signor nessuno... Voleva più soldi. Ok. Oh, bisogna partire con l'idea nelle cose. Ve lo giriamo un attimino anche per fare. A me comunque il display stand piace. Ma è bello il display. Sì, è bello. È posizionabile e regolabile a più altezze. Io gli ho messo questa pinza perché se no c'è anche un altro. Forse si può ficcare dove c'è l'umbilical cable, però dovete rinunciare all'umbilical cable. Forse è meglio rinunciarci. Io l'ho fatto anche per farvi vedere un po' la dotazione di questi Dynaction. Perché comunque sono assai usabili. Esatto, chiamandosi Dynaction, a questo punto un minimo cerchiamo di farvi vedere la dinamicità che hanno questi robot spiritoni. Esatto, allora vediamo che comunque già avendo una forma umanoide è comoda, via. La caviglia è posizionata, è regolabile come ci piace a Jimmy. Ci piace.
Sì, no, proprio per della scarpetta, un po' sì, della scarpetta sì, sì, da camminare. O anche da correre. Sì. Vedete qui questa cosa qui, la cosa. L'anca sì, può fare questo movimento avanti e sì, indietro, oltre al classico certo, movimento avanti e indietro. Però anche un movimento, si può dire ogivante? Sì, ogivante, chiaramente ogivante. È chiaramente ogivante. E naturalmente la stessa cosa la può fare anche l'altra gamba. Vabbè. Poi abbiamo un primo snodo all'altezza, di, chiamiamola del bacino. Sì. Stavo per dire anche superiore. È la pancina comunque. Però in realtà sì, è proprio il bacino. Sì, Poi vedete che nell'addome ci sono altri punti di snodo, quindi a livello sia dei addominali che fino a salire fino all'altezza dei pettorali. Della tetta. Esatto, quindi vedete che all'altezza della tetta ha comunque un movimento, all'altezza degli addominali ne ha un altro, all'altezza del bacino ne può avere un altro. Quindi voi potete anche cambiare la posizione, quindi il bacino può andare in un verso e l'addominale in un altro e la tetta ancora in un altro. Alla parola tetta pensavo che l'avvocato reagisse e si svegliasse, in realtà no, sto cercando un piatto tagliato da trattore. Ah, io penso che stai guardando un pornazzo. No, te lo farai vedere lì, mi farai vedere il pornazzo. Beh, vabbè, un po' di volume. Allora, poi abbiamo la spalla, sì, che ha un movimento a 360, esatto, ogivante a 360 gradi. Abbiamo il gomito con questo joint che praticamente arriva quasi a zero, sì, oltre a potersi anche muovere in maniera indipendente dal movimento su e giù, può anche muoversi a 360 gradi in maniera indipendente dal su e giù. Dal gomito. Poi per finire abbiamo la testa che può ruotare di 360 gradi. Più di così, detto questo, io penso di avervi fatto vedere in un modo più o meno ogivante tutte. Ma le lo consiglia sto coso? Quanto costa? Sa che non lo so. Non lo devi dire. No, non è possibile. Cioè, lei ce l'ha, l'ha comprato e non lo sa. Secondo me gliel'ha regalato, se non lo sa gliel'ha regalato. Beh, io di mio non l'avrei mai acquistato. Allora però siamo attorno ai 200 euro. Siamo attorno ai 200 euro per sto coso. 180-200 euro, che secondo me sono un po' tantini. Bisogna essere proprio fans, sì, fans della serie. Però io, come ho detto poi in un'altra live di, che probabilmente sarà di qualche tempo fa rispetto a questa, oramai siccome Bandai sui Chogokin non sa più proprio che pesci pigliare. Beh, se mentre stiamo parlando l'ultimo che sembra che arriverà è un Mechagodzilla, è una roba strana. Beh sì, ma a parte Mechagodzilla, cosa hanno presentato l'ultimo Tamashii? Hanno presentato lo Shingetter, che non si sa quando verrà fatto. Va bene. Il 1-7, che è l'unico sicuro che uscirà il mese di marzo, eccetera. Poi dopo uscirà, il Mazinga DC, SP, sì, ma è una edizione sì, che è già uscita. Usciranno le parti aggiuntive del Gaiki. Sì. Benissimo, però sono comunque accessori di ciò che... Però avevamo visto anche un Choryujin. Un Choryujin avevamo visto un King Excalibur. Sì. E era stato fatto vedere un disegno più o meno abbozzato di un Gao Faigar. Ah, ok. Vabbè. Ci avevano fatto vedere il 1-8, ma in sì, non sì, si sì, sa bene. Poi avevano presentato anche altre cosine, però un conto è presentare, ma non ci danno uno straccio di future uscite sicure e certe, perché possono tutte anche naufragare, anche il King Excalibur era stato fatto vedere, sì, sì, ma quando è che poi realmente... Adesso non arriverà. E ad esempio, l'altra domanda che non ha... Il Metal Strato. Il famoso Sazabi. Uscirà o no? Non so. Lei è pronto? Io sono pronto, ma gli altri pronta, no? Ma Bandai è pronto? Non lo so. Perché... Con questo dilemma... Io la chiuderei. Sì, perché dobbiamo andare che ci aspetta. Adesso comincia a essere più orario. Adesso è un po' più scuro. Dobbiamo andare. Ciao.